trovate a tutti per questo primo aggiornamento meteo della settimana di Ferragosto. Ebbene, le temperature in questi giorni sull'Italia, come tutti abbiamo avuto modo di constatare, sembrano un bollettino di guerra. Se a questo aggiungiamo anche i disagi portati dall'AFA, possiamo ben capire il malcontento strisciante che sta mettendo a dura prova la pazienza di molti italiani. Solo un avvertimento: fate pace con i meteorologi, non è colpa loro se sta succedendo tutto questo. Ora, vista così, però, da satellite l'Italia appare in tutta la sua bellezza e considerato che siamo nel pieno delle vacanze estive, ci starebbe anche. Tuttavia, questo gran sereno nasconde anche gravi problemi al territorio, come quello della siccità che sta affliggendo in forma talora anche drammatica alcune zone del nostro centro-sud. L'anticiclone dunque spadroneggia su gran parte dell'Europa, continuerà a farlo almeno sino a Ferragosto, anche se con il passare dei giorni un parziale indebolimento della sua struttura in quota incoraggerà lo sviluppo di qualche temporale in più sulle zone montuose. Ferragosto trascorrerà quindi in gran parte soleggiato, e tuttavia attenzione, il distacco di una piccola goccia fredda in quota sulle isole Baleari porterà un po' di nubi in Sardegna, dove si attendeva la pioggia da mesi e forse, ironia della sorte, qualche acquazzone arriverà proprio nella giornata festiva. Per una vera e propria rinfrescata però dovremo probabilmente attendere ancora qualche giorno tra il weekend e l'inizio della prossima settimana, quando un fronte freddo piuttosto deciso proveniente dal nord dell'Atlantico irromperà sull'Italia portando molti temporali da nord a sud e anche un deciso calo delle temperature per l'ingresso di aria più fresca di natura marittima. Nei prossimi video focalizzeremo l'attenzione proprio su quest'ultimo passaggio. Intanto vi invito, se non l'avete già fatto, ad iscrivervi al canale e a seguire anche il nostro sito web. Ora procediamo con il consueto specchietto previsionale per le prossime 72 ore, che vedrà pochi cambiamenti. Martedì al mattino ben soleggiato, con solo qualche addensamento locale sulla pedemontana biellese-vercellese, dove non mancherà qualche scroscio locale, comunque in rapido esaurimento. Nel pomeriggio sviluppo di focolai temporaleschi sparsi sulle zone montuose lungo tutta la penisola e anche sulla Sicilia, con fenomeni che comunque andranno dissipandosi prima di sera, ad eccezione delle Alpi occidentali, dove insisterà un po' di nuvolosità. Niente da segnalare per quanto riguarda venti e mari, che saranno tranquilli. Le temperature e il tasso di umidità si manterranno stazionari su valori elevati, con caldo fastidioso e talora anche opprimente. Mercoledì un po' di addensamenti sparsi fin dal mattino lungo la fascia prealpina e sull'Appennino centrale, con qualche isolata acquazzone già possibile. Altrove inizialmente condizioni soleggiate, ma nel pomeriggio avremo sviluppo di rovesci sparsi, localmente anche temporaleschi, su Alpi, Prealpi, dorsale appenninica centrale fino alla Campania. I fenomeni ancora andranno dissipandosi poi verso sera. Insisterà invece la nuvolosità sulla nord-ovest e prima di sera le nubi aumenteranno anche in Sardegna, pur senza portare fenomeni. Giovedì di Ferragosto tempo incerto sulla Sardegna, con nubi irregolari, qualche rovescio a carattere sparso, il lieve calo delle temperature massime, altrove condizioni abbastanza soleggiate, con banchi nuvolosi in temporaneo transito sul nord-ovest e al centro, ma senza portare conseguenze. Situazione simile anche nella successiva giornata di venerdì 16 agosto. Le temperature rimarranno elevate, il caldo fastidioso, ma i valori tenderanno localmente a calare e non raggiungeranno più i picchi estremi dei giorni passati. Bene, con questo abbiamo terminato, a tutti voi vanno i miei più cordiali saluti e come sempre vi attendo al prossimo video. A risentirci da Luca Angelini.